Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, buon pomeriggio. Allora, ci avviciniamo a Bologna-Inter, partita che sul campionato è importante soprattutto per il Bologna che insegue questo incredibile, storico posto Champions League, una squadra che quest'anno sta facendo veramente impressione, sta facendo miracoli. Il Bologna di Thiago Motta è una realtà. È composta da giocatori forti tecnicamente, forti fisicamente, con grande leadership. È riuscito Thiago Motta in questi anni a costruire una macchina che funziona molto bene, un po' quello che ha fatto Inzaghi con l'Inter, Thiago Motta l'ha fatto con il Bologna. Stanno esplodendo tanti giocatori nel Bologna, c'è Posch che sta facendo sempre molto bene. A me fa impazzire tantissimo. Se arrivasse all'Inter sarei felicissimo. Parlo di Calafiori, che per me è un giocatore pazzesco, capace di fare più ruoli facendoli tutti ad altissimo livello, dal terzino al centrocampista centrale, al difensore centrale. È capace di impostare, è capace di chiudere, sa fare gol. Fisicamente è incredibile, ha i piedi buoni, per me è un giocatore Calafiori pazzesco. Chi riuscirà a prenderlo quest'estate, se andrà via da Bologna, farà un colpo incredibile per i miei gusti, per quello che ho visto e per quanto mi riguarda. Stavo facendo l'elenco, posso metterci dentro Ferguson, il capitano, che è un grande giocatore, lo stesso Zirkzee, Orsolini, che continua ad avere un rendimento enorme, Thiago Motta lo gestisce in maniera diversa, nel senso che non è un titolare fisso, spesso subentra, quando inizia spesso viene sostituito. C'è anche Urbanski, che è un giocatore che fa un po' la staffetta con Orsolini in base al tipo di schieramento tattico che poi Thiago Motta vuole adottare a inizio partita e durante la partita. Sicuramente adesso ho detto i primi nomi, ma il Bologna è composto da tantissimi giocatori di alto livello, lo stesso Saliamaker che arriva dal Milan, quando entra o quando parte, fa sempre molto bene. L'abbiamo visto anche nell'ultima partita contro l'Atalanta. Insomma, stiamo parlando di una squadra costruita bene e valorizzata dal suo allenatore, che è Thiago Motta, che tra l'altro è la nostra conoscenza. Quindi bisogna un po' capire che questa partita qua per il Bologna è importantissima. Per noi è importante perché tutte le partite sono importanti, perché rimanere comunque a più 15 o addirittura aumentare il vantaggio, nel caso Milan e Juventus non dovessero vincere le proprie partite, sarebbe molto importante per l'avvicinamento sempre più veloce a questo ventesimo scudetto e alla seconda stella. Chiaro è che l'Inter può permettersi di sbagliare qualcosina, il Bologna per il traguardo Champions League se lo può permettere un pochino di meno. Ecco, chiaro è che giocare contro l'Inter non è facile e quindi non è detto che si debba sempre vincere. Cioè, il Bologna arriva da tantissime vittorie, da tantissimi ottimi risultati, ha appena vinto a Bergamo in rimonta contro l'Atalanta. Ecco, in rimonta c'è una cosa da dire del Bologna su cui bisogna fare attenzione. Il Bologna è una squadra che dura 90 minuti. Nel senso, non è una squadra che si stanca, non è una squadra che se va sotto rinuncia, non è una squadra che si dà per vinto, non è una squadra che a un certo punto cala. Cala come tutte le squadre, nei 90 minuti ci sono gli alti e bassi, però è una squadra che riesce a tenere il rendimento della propria prestazione nell'arco dei 90 minuti sempre costante. Chiaro è che c'è il momento di difenderti, c'è il momento di attaccare, c'è il momento in cui l'avversario è più stanco e lo attacchi, c'è il momento in cui l'avversario ti spinge e tu devi difenderti. È chiaro, sono 90 minuti di partita, è calcio, lo conosciamo tutti, funziona così. Era il difetto che aveva Simone Inzaghi o l'Inter di Simone Inzaghi negli anni scorsi, quella di continuare sempre a proporre gioco offensivo anche nei momenti in cui bisognava tirare il fiato, e infatti molti punti li abbiamo persi così. Thiago Motta ha dato al Bologna questo tipo di concretezza, questo tipo di autostima, ma anche questo tipo di autogestione, nel senso sapersi gestire nei 90 minuti, che per me in questo calcio è una delle cose più importanti. Sapere fare quella cosa lì ti porta già ad un livello superiore, ti porta già a poter gestire una partita, avversario permettendo, ovviamente. Quindi questo è il discorso del Bologna. Abbiamo l'esempio sulla nostra pelle. È chiaro che 2 anni fa è stata per noi una partita traumatica, arrivavamo da un periodo non facile, tanti pareggi, pochi punti in tante partite, scudetto che sembrava ormai raggiunto a gennaio, sfumato,
con il Milan che ha recuperato, e a Bologna ti giocavi lo scudetto, andiamo in vantaggio con Perisic dopo 3 minuti con quel grandissimo sinistro sotto l'incrocio, poi ci sgonfiamo, Arnautovic pareggia, Sansone fa 2-1, lo scudetto lo salutiamo. Però rimonta lì. Quest'anno Inter Bologna campionato San Siro 2-0 dopo 13 minuti, 2-1 con il rigore causato da Lautaro, due pari e pareggio. Col Bologna che tra l'altro ha provato anche a vincere la partita, quindi non si è fermata al pareggio, non si è accontentata del 2-2 a San Siro in rimonta, ha provato a vincere la partita. Questa è la mentalità del Bologna di Thiago Motta. Stesso discorso in Coppa Italia, l'Inter gioca meglio del Bologna, onestamente si meritava, visti i 90 minuti, vista la partita, di passare il turno, va in vantaggio, il Bologna pareggia, rimonta e vince con Zirkzee e Ndoye. Quindi stiamo parlando di una squadra che è sempre sul pezzo, che non si demoralizza e che sa di poter vincere tutte le partite che affronta. Thiago Motta lo ha detto, l'Inter è una squadra che sta dominando il campionato, finalista di Champions con l'obiettivo di arrivare in finale anche quest'anno. Quindi stiamo per affrontare una delle squadre più forti in questo momento in Europa. Verissimo. Nella partita però può succedere di tutto. Thiago Motta dice: "Io conosco i punti deboli dell'Inter". Io nel titolo vi ho riassunto un attimo, nella copertina non è che ci sta una conferenza stampa, però per farvi capire che Thiago Motta conosce il calcio, è un allenatore molto bravo e molto preparato e lo stiamo vedendo, conosce molto bene l'Inter, conosce molto bene tutte le squadre, ma l'Inter la conosce ancora meglio perché l'Inter si studia, ok? E sa quali possono essere le difficoltà dell'Inter da poter sfruttare a proprio vantaggio. Consideriamo anche che l'Inter avrà una partita molto molto importante dedicata mercoledì a Madrid. La storia insegna che quando una grande squadra, e qui parlo dell'Inter, della Juve, del Milan, anche all'estero, ha da approcciare una partita di Champions League importante da dentro o fuori, spesso qualche energia la risparmia in vista di questa partita e qualche punto in campionato lo lascia andare. Ricorderete tutti l'Inter di Mourinho nel 2010 che alla fine fa il triplete e vince lo scudetto all'ultima giornata, nel periodo in cui doveva preparare gli ottavi col Chelsea, i quarti con lo Spartak, eccetera, 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 ha cominciato a perdere dei punti qua e là che sono stati poi decisivi per il sorpasso della Roma in campionato, sorpasso che poi è durato fino a quel Roma-Sampdoria con la vittoria della Samp che ci ha concesso di ritornare in testa e tenere la testa fino alla fine, fino a Siena-Inter 0-1. Quindi anche le più grandi squadre nel momento di maggior fatica, perché siamo comunque a marzo, stiamo parlando di una stagione già molto lunga, piena di impegni, è chiaro che l'Inter non ha lasciato le briciole quest'anno, ha perso una partita in campionato, una partita in Coppa Italia, finito, le altre le ha vinte tutte, ha pareggiato col Genoa, ha pareggiato con la Juve, ha pareggiato col Bologna e le altre ha pareggiato con la Real Sociedad, le altre col Benfica, cioè le altre le ha vinte tutte. Quindi è chiaro che qualcosa si deve lasciare per strada a un certo punto quando la stanchezza si fa sentire e gli impegni cominciano a essere ravvicinati, bisogna cominciare anche a fare un certo tipo di turnover. Turnover di cui abbiamo parlato di Inzaghi nel video di stamattina, nel video di ieri. Chiaro che ci sarà turnover anche questa volta. Quindi questi sono i punti deboli evidenti a tutti che si possono essere sfruttati. Magari la stanchezza dell'Inter e la voglia di pensare anche alla Champions. Gli altri punti deboli li conosce Thiago Motta studiando a livello tattico l'Inter. A livello tattico Inzaghi è molto difficile da contrastare, quindi sarà una bellissima sfida tra due grandi allenatori a livello tattico, Simone Inzaghi che ha costruito un'Inter pazzesca e Thiago Motta che ha costruito fino ad oggi un Bologna pazzesco, il Bologna dei miracoli che ha la voglia di andare in Champions League e il grande obiettivo attualmente alla portata perché è lì, di arrivare in Champions League. Stiamo parlando di una squadra che è quarta in classifica, meritatissimamente. I numeri lo testimoniano. Dall'altra parte c'è Simone Inzaghi e c'è l'Inter. L'Inter vuole vincere, cioè l'Inter non va a Bologna per fare una scampagnata, va a Bologna per prendersi anche delle rivincite. Sa che il Bologna è una squadra che ha tolto in questi anni qualcosa, anche qualcosa di importante, e quindi una squadra con la mentalità come quella che ha l'Inter non va certo a Bologna pensando solo a Madrid. Un minimo inconsciamente ci sarà questo pensiero, però
Però si va a Bologna per cercare di vincere e cercare di allungare ancora sulle seconde e le terze, perché quello è l'obiettivo di arrivare il prima possibile allo scudetto e poi, se si è ancora in Champions, pensare al proseguo del cammino in Champions League con più serenità. E niente, ragazzi, questo è il discorso che riguarda Thiago Motta, Inzaghi, l'Inter e il Bologna. Secondo me sarà una partita molto, molto tirata, molto, molto bella da vedere, anche per la bravura dei due tecnici in panchina. È bello vedere le squadre che giocano, è bello vedere anche le mosse di due allenatori che in questo momento sono i top in giro. Io intanto, ragazzi, vi auguro una buona serata, vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo domani mattina, venerdì 11:30, l'appuntamento su YouTube, qua live e sul mio Facebook, sulla pagina ufficiale di Filippo Tramontana, il Filippo Tramontana Show, mi raccomando, vi aspetto domani direttamente dagli studi di Sesto San Giovanni con Filippo Tramontana Show, mi raccomando, tanti ospiti, tante rubriche. Vi ricordo di schiacciare la campanella per avere la notifica dei video. Dopo la diretta su YouTube di Filippo Tramontana Show domani mattina ci sarà subito dopo una mezz'oretta la replica, lì bella in cassaforte nell'elenco dei video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, o meglio, vi ricordo, ve lo consiglio e ve lo chiedo se è possibile, e poi mettete il pollice in su se vi è piaciuto questo video. Tanto ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona serata e ci vediamo quindi domani mattina, 11:30, mi raccomando, col Filippo Tramontana Show. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter. Ciao a tutti, amici della zona.